di dire qui la situazione della Corsica, è possibile di fare qualcosa di no qui in Corsica? Sì, è necessario. Io dico sempre che quando c'è una crisi c'è anche la possibilità di nuove opportunità. Oggi è chiaro che la Corsica deve seguire una nuova strada, che è quella della raccolta differenziata, cercando di copiare quello che altre comunità simili alla Corsica stanno facendo in questo momento. Se lo fanno loro, se lo facciamo noi a Capannori, anche in Corsica, forse meglio lo possiamo fare. Questo è l'unico modo per venire fuori dalle montagne dei rifiuti. Dobbiamo imparare a capire che i rifiuti ci sono quando io mischio con queste due mani la frazione organica con il resto. Ma se queste due mani tengono separata la frazione organica dal resto, ho vetro, carta, plastiche, metalli, risorse preziose che possono anche essere opportunità di posti di lavoro. Qui c'è i montagnanti che ci dicono, ma la soluzione, la UEMU, la soluzione è l'inceneratore. Che pensate di questa soluzione? No, senza polemiche è una sciocchezza. Semplicemente perché un inceneritore per essere costruito ha bisogno di almeno 4 anni. E nel frattempo che cosa facciamo? Da domani, se non proprio da domani, ma entro un mese e mezzo, 2 mesi, l'unica cosa che può partire è la raccolta differenziata. Se noi facciamo una buona raccolta differenziata, rimarrà sempre di meno da mettere in discarica. E quello che rimarrà sarà sicuramente meno negativo dal punto di vista sanitario e ambientale da essere messo in discarica. Poi cercheremo di azzerare anche quello. E un no, un ricuso dell'inceneratore politico o un no funzionale argomentato? No, è un no funzionale. È chiaro che gli inceneritori non fanno bene alla salute, non fanno bene all'immagine turistica e ambientale di un territorio, ma se io costruisco l'inceneritore per 25 anni dovrò alimentarlo e tutto questo mi blocca il sistema. Se faccio l'inceneritore non applico le buone pratiche della raccolta differenziata. Per una raccolta differenziata ci vuole veramente fa una raccolta o porta a porta un'obbligazione necessaria per voi? Ma dipende, nei centri molto abitati sì, ci vuole il porta a porta con le isole ecologiche, ma se io ho delle case disperse posso anche non applicare il porta a porta e organizzare dei luoghi dove ognuno può portare da solo i propri rifiuti. Il porta a porta naturalmente è la base principale, partendo dalla separazione della frazione organica. Se io separo quella, il resto lo posso separare anche manualmente. Poi se lo faccio meccanicamente, in modo automatico, è ancora meglio. Voi avete cominciato questo combattimento negli anni 90. È un combattimento continuo, permanente. Ci vuole di noi oggi combattimento. Sì, ma è un combattere sapendo di aver vinto. È bello quando si continua a migliorare costantemente il sistema. Non ci dobbiamo fermare. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Lo dobbiamo fare per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Avete detto una cosa prima. Informare. L'informazione è veramente qualcosa di importantissimo. È la base di tutto. Noi non abbiamo bisogno soprattutto di tecnologia, di impianti di ultima generazione. Noi abbiamo bisogno di investire nell'informazione che arrivi fino all'ultimo della fila. Tutti devono essere informati. Magari non tutti saranno pronti a collaborare, ma il 90%, forse anche il 95%, sarà subito con noi. Informazione, educazione, un cittadino è il centro di tutto. Il cittadino è il problema, ma è anche la base della soluzione del problema. Noi con queste due mani davvero possiamo fare la differenza e la differenziata. Anche faccia agli industriali. Certo, anche gli industriali devono fare la loro parte. Noi risolviamo l'80% del problema. Il 20% di quei prodotti che non è riciclabile, che non è compostabile, per favore. Sta a voi riprogettarlo perché non è digeribile dal sistema di digestione dei rifiuti. Quindi un po'
dovete impegnarvi anche voi.